Buongiorno a tutti, benvenuti al Teatro Carignano. Naturalmente non voglio dire neanche i nostri ospiti, perché oggi siamo tutti in casa per l'occasione, per questo convegno. Il saluto mio personale e in particolare del presidente Valerio Cattaneo, che non ha potuto essere questa mattina con noi. Noi stiamo attraversando giorni intensi e difficili, e l'impegno porta anche degli affaticamenti personali. A Valerio Cattaneo va il mio augurio, niente di grave, proprio una cosa che ha consigliato. Però il Piemonte è una regione lunga, 300 chilometri fra andata e ritorno, un paio di giorni di riposo. Il mio saluto con affetto e ringraziamento perché questo incontro, questo convegno di oggi, che ripercorre i valori della resistenza in Piemonte, che non sono di una parte sola. La resistenza in Piemonte l'hanno fatta tutte le varie anime politiche e sociali, l'hanno fatta i cattolici democratici, i socialisti, i comunisti, i repubblicani, i monarchici, i preti, le suole, i militari, la popolazione. Quindi un patrimonio che non appartiene a una parte sola. Il Comitato Resistenza e Costituzione, che ho l'onore di presiedere in questi oltre 30 anni, e prima di me gli altri, ha sempre operato indipendentemente dalle maggioranze che si sono succedute. Questa dimostrazione che è un patrimonio sentito dalla politica, dalle istituzioni, dalla stragrande maggioranza dei piemontesi. E la dimostrazione è il convegno di oggi, che con il presidente, con Valerio Cattaneo, abbiamo voluto fortemente, e si è potuto realizzare grazie anche alla partecipazione immediata dei presidenti dei consigli regionali delle regioni del Sud, o dagli assessori che li rappresentano, insieme alle istituzioni torinesi, piemontesi. E io voglio ringraziare gli amici presenti, a cominciare da Enzo Lavolta, l'assessore della città di Torino, che rappresenta il sindaco. E mi fa particolarmente piacere, pugliese come molti di voi, dall'amico Antonio Saitta, per il nostro presidente della provincia, siciliano doc, posso dirlo, insieme naturalmente e lui per tutte le associazioni dei partigiani, a Diego Novelli, presidente dell'ANPI della provincia di Torino, con il quale noi abbiamo lavorato insieme, e questo è uno dei, al momento, il più importante appuntamento dei tanti, di alcuni che ci sono stati, dei tanti che ci saranno per i 70 anni della Resistenza, questo triennio straordinario che è partito quest'anno. Poi voglio anche ringraziare, io impiegherò una parte del mio tempo per ringraziamenti che non sono dovuti, ma sono convinti, sinceri. All'onorevole europarlamentare, l'amico Vito Bonsignore, siciliano anche lui, al senatore Esposito, non vi dico la regione perché è facile da indovinare, anche all'onorevole Buemi, all'onorevole Antonio Placido, sindaco di Rionero in Vulture, al consigliere regionale Luigi Curzio, che oggi, non so se i consiglieri regionali servono a qualcosa, ma oggi è servito a farci avere qua la vicepresidente Fedeli in perfetta forma. E poi ai rappresentanti del prefetto, dell'istituzione, della finanza, dell'esercito, dei carabinieri, al sindaco Catania, al vice sindaco Russo, che non cito le regioni perché sindaco Catania, come dire, è quasi, no? No, non solo il sindaco di Venaria, ma io pensavo alla regione d'origine, e ai molti di voi, l'elenco è lunghissimo, mi scuserete se non lo faccio, perché già così mi sono avventurato. Ci sono consiglieri provinciali, Pasquale Valente, illustri professore, l'amico Nicola Tranfaglia, il comandante Cravarezza, perché a significare quello che sto per dire quando dicevo che ha coinvolto tutti, ha coinvolto anche l'esercito. Noi oggi siamo qua a parlare dei meridionali impiegati, impegnati nella resistenza, e
svolgiamo una funzione di riportare all'attenzione sotto i riflettori, se mi permettete anche a riconoscere il merito, l'onore a 7.000 persone che fecero una scelta difficile lontano da casa, come da qualche anno meritoriamente dobbiamo ringraziare il partito, il presidente emerito Ciampi, che ufficiale dell'esercito regio si impegnò nella resistenza, e da allora si è iniziato a sollevare il velo sui 600.000 militari italiani che rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale e preferirono il campo di concentramento, i famosi IMI, non se n'era mai parlato praticamente, e come si è tolto il velo a quella storia importante, il convegno di oggi, che non è la prima volta che si parla dei meridionali impegnati nella resistenza, però ha il grande merito, con la pubblicazione che riceverete all'uscita di questo convegno, Meridionale Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945, con una fotografia ritoccata solo nel colore della bandiera, le tecnologie ci permettono di farlo, la foto storica della sfilata della liberazione di Torino, chi portava la bandiera, seppur infermo, era Modica Petralia, siciliano, chi comandava tutte le formazioni partigiane era Pompeo Coleani Barbato, saluto i parenti che hanno affrontato il viaggio dalla Sicilia per essere qua, come saluto la vicepresidente nazionale dell'AMPI e l'amica, con affetto ti devo sempre un bacio da un po' di tempo, Carla Nespolo. Così come era il comandante del Comitato di Liberazione Nazionale, l'avvocato Paolo Greco, napoletano, me l'ha ricordato, è un lieve indisposizione, non gli ha permesso di essere presente, l'avvocato Franzo Grandi Stevens, ci siamo sentiti per telefono, mi ha detto guarda, ricorda che Paolo Greco era napoletano, come lui era, è il nipote del colonnello Stevens, voce di Radio Londra. E i ringraziamenti ultimi, vado a terminare, a tutti quanti voi, oltre naturalmente al nostro moderatore e conduttore Sergio Lesinski, di quella straordinaria storia che è stata La Storia Siamo Noi, e mi auguro che possa riprendere in qualche momento, il più in fretta possibile. E ringraziamento particolare va a tutti quanti voi che avete accettato l'invito del Consiglio regionale del Piemonte e degli altri consigli regionali, perché noi intendiamo questo lavoro, questo momento che non termina, l'inizio di una ricerca che dovrà coinvolgere le altre istituzioni meridionali. Noi ci contiamo molto, ne parlerà il professor Della Valle, che ringrazio insieme a tutti gli istituti storici piemontesi, per dare riconoscimento compiuto, perché mancano alcune cose. Si è parlato altre volte dei meridionali alla resistenza, ma non in maniera così articolata, ponendo all'attenzione dei media, dell'informazione e di noi stessi, che ancora una volta non conosciamo la nostra storia, la storia del nostro paese, la storia delle nostre regioni, la storia dei nostri paesi di origine e di molti che sono rischiano l'oblio di essere dimenticati e di non riuscire a capire la lapide a quale parte appartiene. Ecco perché non si può mettere tutti sullo stesso piano, perché il riconoscimento e il ricordo dei morti è fondamentale, ma poi noi li giudichiamo non per quello che hanno fatto da morti, ma per quello che fecero da vivi, e bisogna distinguere fra chi lottò per la democrazia e la libertà e altri che pur nell'entusiasmo giovanile convintamente fecero la scelta però di continuare la tirannia, le leggi razziali. E il punto di unione, il senso comune del paese non può che ritrovarsi nella Costituzione nata dalla lotta di liberazione e della resistenza. Quindi noi abbiamo questo grande dovere di arrivare a un lavoro compiuto che dovrà continuare, perché senz'altro ne mancano questi 7.000 che ha fatto tanto scalpore. Dice, ma come 7.000? A dimostrazione che molti conoscevano i personaggi più importanti, quelli più noti, e alcuni li ho citati, Modica, Petralia, Barbato, Colaianni, ma io vorrei aggiungere Dante Di Nanni, pugliese,
una delle vie più importanti di Torino, e tanti altri ancora, ma non erano solo un'elite impegnata, pochi, come spesso è successo nella storia, le rivoluzioni le hanno sempre gestite le elite di quei paesi, ma qua siamo di fronte a una partecipazione numericamente importante, 7.000 su 50.000, tanti sono stati quelli impegnati nella resistenza in Piemonte. Quindi è stata una partecipazione importante, significativa, quantitativamente e qualitativamente per le cose che dicevo prima. Noi abbiamo il dovere, io mi ritengo fortunato, grazie anche a molti di voi, di svolgere un ruolo istituzionale che mi ha permesso, insieme a Valerio Cattaneo, e voglio ringraziare tutti i funzionari del Consiglio regionale che hanno lavorato e stanno lavorando per rendere questo, intanto per realizzarlo e per rendere questo incontro particolarmente importante. Dicevo, il privilegio, oltre che l'onore, di poter essere a rappresentare le istituzioni e lavorare per arrivare a un momento come questo, che è un momento che vuol, lo dicevo prima e vado a terminare veramente, riportare all'attenzione, non solo tramite i media, del ruolo che hanno svolto i meridionali nella lotta di liberazione e nella resistenza, e far conoscere a tutti noi. Quando noi abbiamo incominciato a parlare di 7.000, la sorpresa è stata generale, perché dice, ma così tanti? Il professor Della Valle mi diceva 50.000, 50 divisioni, 1.000 per le formazioni proprio militari, e allora 7 divisioni su 50 erano fatte di meridionali, che hanno sacrificato la vita perché centinaia di loro nelle loro regioni di origine non sono più tornati, giovani di 20, 21, 22, 18, che sono rimasti qua sempre. L'elenco, i numeri sono, come dire, spietati e tragici, ma danno la fotografia, e l'elenco anche lì è purtroppo lunghissimo. Ecco perché noi abbiamo voluto questo momento, per dare un riconoscimento non solo formale e istituzionale, ma per dare veramente, a distanza di tanti anni, per onorare e ricordare il loro ruolo, il loro sacrificio, il loro impegno, che per molti di loro, e poi è continuato quando sono tornati nelle regioni di origine, hanno portato l'esperienza straordinaria pur di quei momenti terribili. Ma il ringraziamento ultimo, non volevo assolutamente dimenticarlo, va a tutti quanti voi e in particolare alle associazioni. L'elenco è lunghissimo, mi hanno prima raccomandato, tirato per la giacca, devo dire che è una di quelle occasioni in cui chi svolge un ruolo e viene tirato, a volte è problematico, ma le tirate di giacca di questa mattina per me sono state un grande piacere, quindi nessuno mi ha infastidito, anzi, per dire ricordati che ci siamo anche noi. Io voglio ringraziare le associazioni sarde che sono venuti anche in costume, grazie a Enzo Cugusi che si è dato un grande affare, grazie alle associazioni siciliane, all'amico Enzo Liardo, alla Federazione dei Circoli Lucani, che come sapete va un mio affetto particolare, che sono qua presenti, molti di loro sono venuti anche dalle province più lontane del Piemonte, hanno scritto anche da alcuni stati stranieri dicendo abbiamo saputo, siamo veramente contenti, ci dispiace di non essere. Agli amici pugliesi, Casa Puglia li raccoglie tutti, così come ai campani, ai calabresi, ai siciliani, ampiamente citati, perché sono stati numericamente, quantitativamente, qualitativamente, quelli con oltre 2.000, quelli che hanno dato veramente un segno importante alla storia che stiamo, è il caso di dire che noi potremmo prendere come titolo la storia siamo noi, nel senso che sono stati loro e siamo noi che siamo i loro corregionali, i compaesani, come mi piace dire, e che quel grande impegno della resistenza che ha dato il contributo alla liberazione del nostro paese e ha fatto diventare la resistenza ancora una volta come il risorgimento, come la prima guerra mondiale, non un fatto localistico, come molti hanno voluto dire, si è svolto in alcune regioni del nord. Non hanno partecipato tutti gli italiani, perché ancora una volta, grazie ai meridionali, tutti gli italiani hanno partecipato alla liberazione del nostro paese, come negli altri momenti,
e poi hanno continuato, e mi rivolgo a noi che siamo qua, con l'emigrazione, il titolo della Gazzetta del Mezzogiorno, Resistenti ed Emigranti, bellissimo articolo, che faceva questo parallelo, abbiamo continuato col nostro impegno, col nostro lavoro. Io lo dico sempre, l'ho detto ancora ieri agli amici, con gli amici, con il presidente Introne, eravamo degli amici coratini che poi ci faranno una sorpresa, anzi la posso annunciare. Oggi è la festa di San Cataldo, loro hanno fatto una di quelle follie che chi non è del sud fa fatica a capire, sono andati a prendere la statua di San Cataldo in Puglia, l'hanno portata su e oggi fanno la processione qua in centro. E siccome la coincidenza poteva essere un problema, l'abbiamo fatto diventare un'opportunità. La processione oggi avrà una deviazione e la processione deviarle è sempre problematico, e arriveranno qua davanti, entreranno gli amici della confraternita, a dimostrazione che nel sud, a continuazione, le processioni sono un fatto religioso, ma sono un fatto di popolo alla quale partecipano tutti, e questo è un momento laico, straordinariamente laico, e insieme al momento religioso si uniscono, normalmente, dicevo e termino veramente, ci ho messo anche troppo, abbiamo continuato quando siamo venuti dai migranti in questa straordinaria regione, tanto da farmi diventare vicepresidente del Consiglio regionale, al quale noi dobbiamo il ringraziamento e il merito di averci dato quelle opportunità, il legame quindi con quanto abbiamo svolto i nostri per dare la libertà al Paese tramite l'impegno della Resistenza, questa straordinaria regione, queste bellissime città, con qualche strada da sistemare al più presto possibile, per evitare problemi, ci ha dato quelle opportunità che non era possibile avere allora nei nostri paesi e nelle nostre regioni d'origine, ma col nostro lavoro dei nostri genitori abbiamo costruito a far diventare grande e importante Torino al Piemonte, e quindi è stato uno scambio alla pari, uno scambio di dignità. Grazie ancora a tutti.